Mi accontento, tanto non c'è nulla da sapere su quelle cose brutte di orrore. Come vedi, Gacciacuchi, avevo visto un video dove due erano morte, poi un principe era morto. Ma non fa niente, cioè non importa niente, è solo un video, penso, almeno credo, perché una prima era morta e penso davvero. Ma comunque sarebbe solo uno scherzo e ho avuto troppa paura per quello che ho visto, sicché io non ho mai andato più a vedere in quella parte, sicché ho spostato via il cadavere e ho pulito il sangue per fare che nessuno lo vedeva. Ma tu hai saputo di tutto, cioè tu sai tutto? Spero di sì, dimmi almeno qualcosa di quella morte, se sai, almeno di quella morte. C'era un biglietto. Spero che tu lo sai. Come vedi, spero che non ti dispiace perché non ne so niente del cadavere. Non so di cosa tu stai parlando, cioè, l'avevo visto. Ma penso che sia solo uno scherzo, penso che si sia solo svenuta per l'ubriacata. Boh. Dai, dai, io devo andare a entrare in scuola, dai, non fare solo storie in cui parlare di morte, sarà solo un sogno, boh, cioè lo so di quel cadavere, ma sarà solo svenuta, boh. Io devo entrare in classe, sì che ciao, ma se sarebbe davvero vero, boh, dai Angela, Angela, basta, non ci pensare più, ma tanto non ci sarà. Oh, mi è passata la cecità! Cioè, non proprio la cecità. La cecità in questo mondo vuol dire la paura. Boh, io devo andare di là, non in proprio in classe, ma di là. Sto parlando con qualcuno? No, vabbè, è già andata, vabbè. Di spavento, vede lui sdraiato. Era tutto stalkerato, un po' stalkerato. C'erano delle cose blu che sulla sua faccia che sembrava tipo ghiaccio caduto dal cielo. È un po' strano questa cosa. E lei svenì dalla paura. Passando lui si risvegliò. Ma mentre lei si attaccò di paura, ma invece lui era solo svenuto. Prende la ragazza e la portò dall'infermiera. Angela si sentiva un po' tranquilla, ma non molto di quello che aveva appena visto. Era un po' colpita dalla paura, ma per intanto non si svegliò. Poi arrivò l'infermiera. È ancora lì, la devo portare a casa, perché insomma è addormentata, non la posso lasciare qui. Ci sono altri pazienti. E penso però che sia troppo grave questa cosa, perché devo sentire se respira, cioè potrebbe respirare o non respirare. Ma lei invece era davvero colpita di paura ed era molto grave, perché non si svegliava, il cuore batteva a 5, non respirava. Però il cuore almeno li batteva. Ma lei era molto preoccupata. E invece l'accompagnò in un'altra infermeria. Era sempre più grave. Ma poi arrivò il suo amico. E per un momento speciale aprì gli occhi. Lei se li tagliava. Se li tagliò e si fasse un codino. Diceva Gacciacuchi, Gacciacuchi ti ho di una cosa che la mia famiglia non è proprio. Complimenti. Quando dobbiamo scattare la foto, lo fa solo con la mia sorellina. Poi un'altra cosa ti devo dire. Scattano la foto, ma poi non la scattano. Si preoccupano solo della sorellina, di me di no.
Ecco perché mi sono cercata un'altra famiglia. Volevo chiedere se potevo vivere con te. Ti prego, dimmi di sì, dilla alla tua famiglia perché non è tanto bella la mia famiglia, gli disse Angela. Ma certo, papà voleva tanto avere una seconda sorella per me. Voleva tanto, sicché aveva detto cerca pure anche una sorella che non c'è proprio una famiglia che è molto adatta o non c'è proprio ed è povera. Prendila, sicché io accetto. L'abbracciò forte forte. E si abbracciavano. La storia non finisce qui. Ehi, ragazzi, ascoltate. Papà vuole una gradita. C'è la granita, anche voi volete una granita? Angela, svegliati. Mamma aveva detto che papà vuole una granita. E noi due, io voglio una granita, anche te vuoi una granita? Oh, chi ha detto granita? Io impazzisco per le granite. Angela, farmi parlare, ascolta. Davvero? Allora noi cediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 granite. Mamma le fa sempre in casa. Ora mamma te le dà, stai tranquilla. Grazie, ghiacciacookie. Tieni a te, Angela. Grazie, mamma. Lo sapete di sto canale? È quello che parla degli animali. Lo sappiamo. Buonissimo, sta granita. Da dove la prendete? Angela. No, la facciamo noi in casa. Davvero, lo sai, Angela? Bravissimi. Dai, stai tranquilla, Angela. Non lo so, impazzisco, ghiacciacookie. Un attimo, Angela, che ti cambio nome perché t'avevano chiamato un altro nome. Davvero tantissimo perché, come sai, mi cambiano nome ogni giorno. Ok, allora ti cambio io nome. Grazie, ghiacciacookie. È la serata più migliore del mondo. Ma non è che mamma e papà mancano a me? Ma no, Angela, davverissimo, non ti mancano. Ma scusa, caccia qui. C'hai sto succo? Sì, è solo che è un po' indietro perché. È bellissimo sto canale.